Siamo qui alla Biblioteca degli Alberi Milano e siamo per intervistare un'altra organizzatrice di un nuovo progetto della Civil Week, un altro evento. Qui siamo immersi, diciamo, in un angolo della natura di Milano e diamo il benvenuto a Valentina Ugo. Ciao. Valentina Ugo, che è quindi della Biblioteca degli Alberi Milano, che è un progetto della Fondazione Riccardo Catella, Riccardo Catella. esatto. Quindi, cosa è successo da poco? Che cosa si è appena concluso e qual è stato l'evento? Allora, questa mattina, in occasione della Civil Week, e come tante domeniche del nostro programma culturale che dura tutto l'anno, abbiamo aperto il vivaio di BAM. È una nuova area restituita al parco e alla cittadinanza, dove abbiamo invitato i cittadini a capire e a prendere parte alle piccole manutenzioni del parco. BAM è l'unico parco di Milano senza cancelli, è sempre aperto e quindi noi ce ne prendiamo cura. Vuol dire che ci occupiamo della pulizia, della manutenzione, della sicurezza e del programma culturale. Per manutentarlo bello come lo vedete oggi, con i prati fioriti che abbiamo alle nostre spalle, c'è bisogno di tanta manutenzione e all'interno di questo vivaio faremo crescere le piantine che durante il corso dell'anno avremo bisogno di andare a sostituire. BAM è circa 10 ettari lo definiamo un giardino botanico contemporaneo perché ha oltre 100 specie e soprattutto sono piantate più di 135.000 piantine e oltre 500 alberi come questo, divisi in 22 foreste circolari. Quindi un patrimonio botanico e una biodiversità importante che invitiamo tutti a venire a scoprire sempre. Quindi diciamo che oggi vi hanno dato una mano dal punto di vista della manutenzione. Che cosa hanno fatto i milanesi e le persone che hanno partecipato? Allora, gli abbiamo mostrato, fatto una piccolissima lezione sulle piante che ci sono all'interno del parco. Poi gli abbiamo chiesto di rinvasare, perché le piantine arrivano piccole e devono crescere, devono radicare bene, devono essere forti per poter poi essere piantumate all'interno del parco. E gli abbiamo fatto mettere le mani nella terra, gli abbiamo fatto giocare un po' e hanno fatto quello che sono le attività di base che fanno i nostri giardinieri tutti i giorni. Quindi hanno riscoperto un po' questo nuovo angolo di Milano e hanno dato una mano, hanno contribuito. Sì. E poi siamo appena arrivate, abbiamo visto che c'è stata anche un'adozione. Che cos'è? Allora, è un progetto che si chiama Radici, adotta il tuo albero at BAM e noi ci teniamo tantissimo perché a Milano, ma in tutta Italia, ci sono tantissime attività di piantumazione. Noi qui non possiamo piantumare, nel senso che gli alberi già ci sono, però prendersene cura è un impegno importante per BAM e per la Fondazione Riccardo Catella. E quindi chiediamo con un contributo di aiutarci e avete visto l'apposizione di una targa di una nonna, di una zia che hanno regalato al nipotino una pianta. In questo caso siamo nella foresta dell'Liquidambar, dove c'è l'area del fitness e hanno adottato questo albero. Quindi un bellissimo regalo, totalmente sostenibile. Più sostenibile di così, Si esatto. muore. Poi naturalmente alla fine dell'anno mandiamo un passaporto, una sorta di scheda riassuntiva di tutte le attività che facciamo di manutenzione dell'albero, specificando in che modo noi lo curiamo, quindi le potature, se ci sono state bisogno di potature, se c'è stato bisogno di particolari attività, è tutto quello che facciamo. Gli facciamo un riassunto di quello che è la vita annuale dell'albero. E poi comunque il bambino o le persone che lo adottano possono venire qui in ogni momento a vedere, insomma, il loro stato di salute. L'albero è qua, puoi venire a trovarlo. Tante persone gli hanno anche dato dei nomi, per Ah, ad cui sì, ogni esempio? tanto. Massimo, lo ricordo Molto perché stamattina è di standard. una persona che ricordo molto bene, gli ho mandato una foto dicendo Massimo sta bene ed è una cosa molto bella. Ecco, poi se posso, tante persone poi ci rubano le targhette, chiediamo alla cittadinanza di non rubare le targhette, perché poi ovviamente noi le andiamo a sostituire, di non entrare nei prati fioriti, altrimenti calpestandoli non ne possiamo usufruire. Noi tutte le mattine restituiamo il parco pulito e alla sera lo troviamo
spesso sporco con cartacce, per cui onestamente questi sono messaggi che noi tramite i laboratori, le attività, i talk, tutte le attività che facciamo durante l'anno, e ne facciamo più di 200 l'anno, lo ripetiamo, però credo che in questa settimana è veramente importante dare questo messaggio, perché il senso civico, noi ci occupiamo di questo parco, ma il parco è di tutti, per cui ognuno dovrebbe fare la sua parte. Quindi avere un parco in una città non significa semplicemente trascorrere delle giornate lì, ma anche prendersene cura nel modo giusto. E per quanto riguarda la Civil Week, questa è la prima volta che voi partecipate? Allora, 2 anni fa abbiamo avuto lo stop del Covid, per cui non era stato possibile. 2 anni fa avevamo fatto un'altra attività. Il parco entra quest'anno nel 4º anno, quindi come... in realtà questa è la prima, diciamo, più importante e sentita che, a cui abbiamo potuto partecipare. E parteciperete anche alle prossime edizioni? Tutte. Noi comunque, il parco è un parco del Comune di Milano, la gestione è nostra, però noi aderiamo a gran parte di quelle che sono tutte le iniziative del Comune, per cui sì. Bene, allora alla prossima edizione. Io ringrazio tantissimo Valentina Ugo e la Biblioteca degli Alberi, e quindi do la linea allo studio.